Buongiorno dalla vostra cara sì. Sono ritornata dopo un po' di giorni di ferie. Come vedete, anch'io indosso il nuovo look dei noi reporter. Bene, me lo ha regalato Pablo, ma non si è regolato con le misure, quindi vabbè, poi me lo farò cambiare. Detto questo, passiamo alle notizie di oggi, dunque. E le notizie di oggi riguardano la nostra Trincia Sack Onna e il nostro Giuseppe Lotrop. Sì. Ed anche vi presenteremo il nuovo trailer del film che è uscito e ma purtroppo è stato censurato in 28 sale. Ma comunque cominciamo subito con la prima notizia. La Trincia Sack Onna ieri ha pubblicato, cioè ha postato un vlog dove annuncia, tra le altre cose, che finalmente hanno prenotato le vacanze. Certo. Bene, sì, ha annunciato che andrà in vacanza. Una settimana? Sì. Mi fa intendere che in vacanza presto sarà una partenza imminente, certo. Una partenza imminente, stanno già preparando le valigie. Le valigie, sì, tutti i suoi vestiti che dovrà portare. Stiamo vivendo comunque un déjà vu. Anche l'anno scorso, prima di partire, finanziata e sponsorizzata dal Bombonsito, doveva portare dei vestiti. E praticamente nei vlog non l'abbiamo visti, sempre lo stesso vestito, sciatta, le scarpe delle bambole. E anche quest'anno ha annunciato nuovi contenuti. Sì, nuovi contenuti. Quei contenuti che a noi ci piacciono tanto, sì. Spiaggia, mare, mare, spiaggia, scogli, scogli, cielo, cielo, sì. E vabbè, portiamo pazienza. Ma nel web, il mondo del web, la popolazione del web, si stanno facendo scommesse, su quale luogo di vacanza, no? Località turistica, come dice il Tontolo Sac Onna, andranno i coniugi, le leggende, tutte e due ormai sono tutte una leggenda, ecco. Dove andranno a passare le vacanze? Allora, noi della redazione abbiamo scommesso, è così. Oh, Pablito, Pablo, è passato Pablo. No, ma scusatemi. Bah, stavamo dicendo, noi della redazione abbiamo scommesso che le vacanze di quest'anno della leggendaria Trincia Sack Onna non dureranno più di una settimana e la location turistica tanto ambita e tanto pubblicizzata non sarà altro che Moneglia. Ma scusate, in Liguria, dove volete che vadino? A Viserbella non credo proprio, perché se li stanno ancora a cercare, se li chiappano gli fanno un buu. A Roma no, a Roma non ci vanno, c'è sta Bombonsito, nel caso. A Napoli, dopo quello che è successo, che ha combinato la signora Lucinda Sac Onna, là no, in Sicilia, no, Erbetta è fuggita con tutta la Mastercard, con tutto il Prado. Allora, dove andranno? In Sicilia, no, a parte che Erbetta è scappata con tutto il Prado, là con tutta la Mastercard. Erbetta, no, poi dopo, sempre dopo quello che ha combinato la Luciferi, la Lucinda, Sack Onna, non è il caso, no. E poi hanno tolto la strada alternativa, ecco. Ma alle Maldive? No, non è il caso. A Terni? No, non possono andare a Terni. Causa questa siccità si è prosciugato il mare. Bene,
Bene, comunque si accettano scommesse sulla la location turistica dove andranno a passare questa settimana. Sì, hanno detto che partiranno a breve e a breve già lo sappiamo che cosa significa. Oggi è il 21, quindi domani il 22 ci sarà l'incasso di YouTube, quindi però siccome è sabato e a volte YouTube zompa, nel senso che se il 22 si incontra di sabato e di domenica, YouTube zompa e paga il lunedì successivo. Quindi state tranquilli che partiranno, se tutto va bene, il 26 o il 27. Ecco, però io non so perché, ma c'ho una sensazione strana. Sì. Loro hanno detto che hanno prenotato le vacanze, ma secondo me ci sarà qualcosa che farà saltare la prenotazione. Già è successo, mi pare, l'anno scorso, che lei aveva prenotato, ma poi disse che dovuto disdire la prenotazione. Ma insomma, staremo a vedere, ecco. Ma poi, cara trincia sacona, ma te pare il caso di farci vedere tuo marito in quelle condizioni appena svegliato? Già fa senso quando è già sveglio, figuriamo se in quelle condizioni appena sveglio. Oddio, regà, io quando l'ho visto sono rimasta così. Au. E me ci è voluto tanto per riviarmi, mamma mia. Beh, raga, che volevo fare? Comunque abbiamo una foto testimonianza di come la trincia sac on ridicolizza suo marito. Roba che se io lo facessi al mio Pablo, a quest'ora presentavo il TGX senza pelo. Come i gatti, quelli là senza pelo. Oddio, non ci voglio manco pensare. Al solo pensiero. Ma passiamo alla foto, la foto testimonianza di come l'attrice Sac Onna ridicolizza il proprio marito e come il Totolo Sac Onna ci sta a farsi ridicolizzare. Totolo, non sei un bel vedere già così di tuo, ma appena sveglio, Dio, sei uno. Non voglio manco guardare il video, guarda la foto non la voglio guardare, ci vediamo dopo. Ma passiamo al prossimo servizio e andiamo oltre. Allora, il prossimo servizio riguarda la presentazione del nuovo trailer thriller è uscito in tutte le sale italiane, The Wind of com'era, 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 scusate, dalla regia, potete scrivere per gobbo, grazie. Ho tante notizie nella testa. Ecco, si intitola The Wind of sul cortile, il nuovo trailer. Scusate, mi sono sbagliato. Scusate, ma questo capello, Pablo, mi date una misura più piccola, grazie. Ecco, scusate, ecco, e poi scrivetelo più grosso, sto gobbo. Io ho problemi di vista, ho sempre detto, non mi fate arrabbiare. E poi mi si gonfia tutto il pelo. Allora, ripeto, ricominciamo. Vi volevamo annunciare il nuovo thriller in uscita, The Wind of sul cortile Project. Sì, uscirà in tutte le sale italiane, però peccato che è vietato ai minori di anni 18 ed è stato censurato in 28 sale, mi sembra. Ecco, ma andiamo, bando alle ciance, ciancia alle bande, e andiamo subito con il thriller, la presentazione del nuovo film. Prego, regia. Me possi ne ammazza. Ha chiesto di entrare e gli è stato permesso. Ma nessuno si aspettava questo. Al cinema.
Bene, avete visto il trailer The Wind of Succotile Project che uscirà a breve nelle sale di tutto il mondo. Bene, detto questo, passiamo alla prossima notizia che riguarda Giuseppolo Troppa. Allora, per chi segue Giuseppolo e Serena Troppe su Instagram, praticamente abbiamo saputo dalla stessa Serena che adesso è un OS. Ecco, quindi ha detto che ha passato gli esami, che ha fatto già il tirocinio gratis e adesso è una ossa. Io mi domando, no? Ma già hai passato il tirocinio così su quanto dura il tirocinio? Ecco, dovresti essere una tirocinante. Noi ci domandiamo quanto dura il tirocinio? Non lo so, vabbè, comunque, vabbè. A me mi sa tutto destrozzata, eh. Comunque, ma se lo dice lei sarà vera. Io non ci credo. Boh, in così breve tempo, se praticamente ha fatto la tesi, ha superato l'esame e ha già fatto il tirocinio in tutto questo breve tempo. Però, come ha fatto non si sa perché era impegnata a cazzeggiare su YouTube, su Instagram, su Facebook insieme al suo Giuseppolo. Vabbè. Se lo dice lei, sarà vero. A noi comunque ci sa di balla. Ma comunque sembrerebbe che Serena Troppe abbia pubblicato una foto un po' osé sul profilo Instagram e che Giuseppe sotto abbia scritto con un tono un po' autoritario e dittatorio: togli subito quella foto, sei madre di 3 figli. Ah, ecco, sei madre di 3 figli. Oh, Giuseppolo, scusa, e ti preoccupa adesso che Serena è madre di 3 figli? Quando fa una foto osé? Prima quando l'hai sputtanata su tutta YouTube, l'hai fatta passare per tossica, alcolizzata anche lei, ma non sappiamo se lo fosse, lo sia, eh? Però a giudicare da come si comporta, mettendo a rischio i propri 3 figli, frequentando una persona come te, insomma, e tu invece ti preoccupi adesso, stranamente, dopo una foto sé postata sul profilo Instagram di Serena, che ha 3 figli, prima no. No, prima nessuno dei due vi siete ricordati che in mezzo a tutta questa storia ci stanno 3 bambini. Ecco, tu Serena, ma come puoi prenderti cura delle persone anziane se, cioè, se sei la prima a prendere per culo le persone? Ecco, e se sei la prima a mettere a rischio i tuoi stessi figli, cioè non ti preoccupi se questi bambini qualcuno faccia una spia, magari ai servizi sociali e te vengano tolti, visto che già te sono stati tolti. Ma quello che ci domandiamo noi è come un po' una donna con problemi a livello di dipendenza e a cui già sono stati allontanati i propri figli, che stava facendo un percorso a suo dire e anche a dire di Giuseppolo Troppa e anche a detta di Giuseppolo Troppa, che dovevi fare un percorso dentro una struttura per uscirne puliti tutti e due. Ora io mi domando, se tu, come ha detto Giuseppe e come ha fatto intendere Giuseppe, anche tu eri schiava di una dipendenza, come cazzarola hai potuto fare, dare l'esame di OS, diventare OS, addirittura fare già il tiro, hai fatto già il tirocinio? Insomma, com'è possibile sta cosa? Insomma, no, io datosi i tuoi passati, i tuoi trascorsi e anche a te stessa, parole dette da te stessa, che devi recuperare il rapporto con i tuoi figli, che i tuoi figli si sono stati allontanati, insomma la storia la conosciamo tutti. Allora io mi dico qua, dov'è la verità e soprattutto chi non mente? Beh, lo sapremo andando avanti con gli aggiornamenti, strada facendo. Ma io quello che vedo è una donna che forse vuole acquistare popolarità. Ecco, visto che siamo passati dalla donna tanto timida, tanto riservata, a una donna che fa delle foto un po' osè su YouTube. E soprattutto sapendo di essere madre di 3 figli.
Ma il rispetto, perché è stato detto anche che, siccome Giuseppe ha fatto questo commento, è stato anche detto: Giuseppe, ma ricordati che Serena, prima di essere madre, è una donna, e siamo tutti d'accordo. Ma questo non giustifica il fatto che te fai certe foto osé, perché a questo punto dimostri di non avere rispetto, primis per i tuoi figli e secondo per la persona che dici di amare. Perché io, se tutelo i miei figli e amo la persona e rispetto soprattutto la persona che amo e i miei figli, non mi faccio fotografare, cioè non mi faccio fotografie del genere sul mio profilo social. A buon intenditor, poche parole, ma la vita è la tua, fai quello che ti pare. Però no, può non dire che la gente ti giudica, eh. Bene, per il nostro TGX ultime notizie è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima edizione, ai prossimi aggiornamenti. Bene. Fateci sapere qua sotto se il trailer del film The Window sul cortile Project vi è piaciuto. Andate al cinema e godetevi il film. Linea allo studio, tiriamo pure lo sciacquone su questa parte di YouTube. Wow.